Astra Arbor è curata da Charlie, quindi il progetto Charlie Arbor. La parte software praticamente è scritta invece dal figlio. La macchina nasce su una piattaforma praticamente di un computer, quindi la puoi vedere ancora normalmente. E nasce prevalentemente per la gestione e l'archivio dei dati MIDI e audio, quindi MP3, WAVE e tutto ciò che è MIDI. In più c'è un mixer digitale all'interno di 4 canali, dove per ogni canale praticamente ha la possibilità, per ogni canale praticamente abbiamo la possibilità di un EQ, possibilità di gestire una serie di processori in insert, quindi praticamente compressori, chorus, guitar combo, delay come insert, un reverbero in mandata ausiliare che viene gestito praticamente dalla mandata master, un EQ sul master e tutto quello che praticamente fa a livello di equalizzazioni di volumi, sia per quanto riguarda le sonde, sia per quanto riguarda gli ingressi digitali, è tutto memorizzabile nelle scene del blues che praticamente troverete, vedi? Performance input scena, quindi puoi fare un ingresso, uno per esempio, ti puoi fare una scena composta di EQ, equalizzazione, effetti, tutto quello che ti serve e te la memorizzi. Quando ti la vuoi chiamare, vai nella cartella in 1 e la vedi chiamare. Lo stesso vale anche per il master. In più abbiamo l'opzione song che praticamente è costituita da una sezione add giusto, dove praticamente vai a gestire le 16 tracce MIDI. Per ogni traccia praticamente puoi cambiare la tipologia del suono, la transposer, l'ottava e il volume e l'effetto. Nel caso del drum set invece puoi anche andare a cambiare il singolo suono della batteria e pescartelo per esempio da un altro banco e il valore di dinamica di curva. Tutto quello che fai per la song la vai a memorizzare, quindi tutte le variation che si fanno sulle sequenze di add giusto, quindi per quanto riguarda i suoni, EQ per quanto riguarda l'equalizzazione, va tutto memorizzato all'interno. In più hai possibilità di gestire dei gruppi. Vedi? Ogni gruppo è composto in media da un centinaio di canzoni completamente modificabili. La gestione di time stretching anche sulle basi audio. Sì, visto che mi devo regolare la macchina che mi devo dare.